Allora, vediamo come cambiare la corda Mi del violino. Questa è la corda nuova. Bisogna mettere il forellino del pirolo nella posizione corretta, cioè fra la corda La e questa parete. Si infila la corda sforando di circa mezzo centimetro dall'altra parte. Qualche volta scappa fuori. Ok, fatto questo, si fanno due o tre giri, iniziando a tirare un pochino e spostando il pirolo verso l'interno, quindi spingendo un po' in questo modo. Fatti 3 o 4 giri, fermo la corda qui con il pollice della sinistra, vado sotto, la infilo nel tiracantino. Qui c'è il gommino che disturba un po'. Okay. Aspetta che faccio vedere questo. Fatto questo, la mia tecnica, poi ce ne sono tante, prevede di tenere tirata la corda in modo che non esca e finire di girare qui. Sempre un po' schiacciando verso l'interno. In questo caso non è necessario, ma può essere necessario. Quando sono quasi alla fine, lo tengo fermo qua e sistemo il gommino tra la corda aspetta, e il ponte. Aspetta, facciamo vedere bene questo. Così. In modo che sia il gommino che la corda cadano nel proprio alloggiamento del ponticello, sì, la scanalatura un del solco. ponticello. Fatto questo, si finisce di tirare. Poi si finisce di aggiustare.